Care professoresse e cari professori, a fine gennaio il Senato ha approvato il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Ovviamente nei prossimi mesi continueremo a seguire l'iter legislativo, ma intanto rispondiamo subito a due domande. Che cos'è l'autonomia differenziata delle regioni e in che modo si ottiene? Le risposte nel nostro primo articolo. Parliamo anche dell'uso dei social network in un contesto un po' particolare, rispondendo a questa domanda. Denigrare il datore di lavoro sui social può essere motivo di legittimo licenziamento del lavoratore? Senz'altro i lavoratori godono del diritto alla libertà di espressione e di critica, ma fino a che punto può spingersi questo diritto? Vediamo come risponde la Corte di Cassazione. Per finire, diamo uno sguardo alla giurisprudenza che viene dall'Unione Europea con una vicenda che riguarda un oggetto che probabilmente tutti noi abbiamo tenuto in mano almeno una volta nella vita. Sto parlando dei famosissimi mattoncini Lego, che da anni sono al centro di una controversia che riguarda il diritto di proprietà intellettuale sul loro disegno o modello. Vediamo quindi come è andata a finire la causa che ha visto protagonista il famoso mattoncino davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa è l'ultima notizia per questo mese. Noi, come sempre, vi auguriamo un buon lavoro e ci ritroviamo qui fra altri 30 giorni.